Si attende l'esito del confronto avvenuto ieri pomeriggio tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato Medico della Federcalcio. La revisione di alcuni punti del protocollo sanitario e la sua validazione sono fondamentali per pensare ad una ripresa delle attività agonistiche di squadra. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico, sulla base di questi approfondimenti ottenuti, stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute. Mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio, ma chiaramente di tutte le altre discipline sportive. Non è un percorso semplice, ma il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervenuto ieri sera su Sport Italia, come buona parte dei massimi dirigenti di Serie B, auspica, con tutte le attenzioni del caso, una ripartenza. Però è evidente che c'è la volontà da parte di tutti noi di ricominciare a giocare e quindi sopporteremo anche questo ulteriore sacrificio pur di far ripartire il campionato per dare il risultato del campo al campionato. Non è facile sicuramente per la B perché il protocollo è molto stringente e richiede parecchi sacrifici da tutti i punti di vista. Le difficoltà del protocollo si concentrano sulla gestione di eventuali nuovi casi di positività. Sta valutando se questi positivi poi dovranno andare in quarantena da soli o se si dovranno portare dietro i gruppi della squadra, perché questo era uno dei temi su cui si discuteva, e soprattutto dobbiamo augurarci che nel momento in cui gli allenamenti collettivi ripartono non si verifichino questi casi, perché poi a quel punto sarebbe veramente un disastro. Sulla ipotesi emersa negli ultimi giorni di una Serie B a 40 squadre divise in due gironi, con inserimento di 20 compagini dalla Serie C e una terza serie rimodulata e da far confluire nei dilettanti, Sebastiani pone un problema di sostenibilità economica, per cui il progetto sembra poter avere validità prospettica più che da approvare nell'immediato. È chiaro che non sarebbe sicuramente un'idea sbagliata, soprattutto se il format si arricchisse di nuovi contenuti e chiaramente permettesse poi a chi lavora per questa nuova grande lega di raccogliere fondi sufficienti per reggere, per sostenere una lega che diventerebbe sicuramente più forte. Intanto la giornata di ieri ha ufficializzato la presa di posizione, peraltro prevedibile alla luce di tutte le indiscrezioni emerse in precedenza, della Lega Pro, che in assemblea ha approvato la proposta da portare in Consiglio federale. Stop definitivo al campionato. Promozione delle tre capoliste dei gironi, Monza, Vicenza e Regina. Quarta promossa con il quoziente punti, Carpi favorito, blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla D. Provvedimenti che però necessitano dell'ok del Consiglio federale. Abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro, ha dichiarato il presidente Ghirelli. La federazione sta svolgendo un ottimo lavoro e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare. Ma intanto si levano dall'interno le prime voci dissonanti, specie per la quarta promozione, con Bari, Ternana, Reggio Audace e Carrarese che non ci stanno, sono tutte pronte a giocarsi la promozione tramite appositi playoff e il Bari ha già fatto sapere di essere pronto a difendere i propri diritti in tutte le sedi opportune.